Grazie a tutti voi, brevemente solo per salutarvi, anche perché siete al sole e non voglio. Io voglio soltanto dirvi che sono qui per sostenere questa candidatura a sindaco, questa coalizione e sostenere un progetto per una città. Io vorrei dirlo chiaramente, conosco molti dei vostri prodotti perché Gabriella ogni Natale, ogni Pasqua me ne fa regalo, quindi i prodotti tipici dai, diciamo, la confettura a scendere sono tutti quanti prodotti che i vostri rappresentanti del territorio tengono molto a pubblicizzare e a diffondere. Questo è un territorio che, ve lo sarete detti sempre, tante volte, non ha niente da invidiare a tanti altri, ha tantissime bellezze non solo enogastronomiche e tante eccellenze. Però il sistema, guardate, non funziona in Italia quando gli amministratori locali non sono l'ultima istanza e la prima istanza per le istituzioni centrali. Voglio farvi un esempio. Qui stanno arrivando in Italia, anzi sono già arrivati in una parte, 230 miliardi di euro dei fondi del Recovery Fund. Io lo dico perché la quantità di cui stiamo parlando è superiore a quella del piano Marshall del dopoguerra. Cioè con le opportune conversioni noi abbiamo più fondi dal Recovery Fund che dai fondi arrivati in Italia nel secondo dopoguerra, quelli che poi hanno prodotto il boom economico sostanzialmente. Ora, ciò che voglio dirvi è che 230 miliardi sono così tanti perché a luglio ci è arrivato un primo acconto di 25 miliardi di euro come Italia. Ora, prima noi con 25 miliardi di euro facevamo la legge finanziaria di fine anno, la manovra finanziaria di fine anno. Adesso è solo l'acconto. 230 miliardi da spendere in 3 anni per due temi fondamentali, che sono digitalizzazione e ecologia, che però vuol dire fondi per infrastrutture dei comuni, per i trasporti nei comuni, per il lavoro delle imprese, per la conversione industriale delle imprese. Per esempio, noi stiamo lavorando affinché quando un'impresa fa la richiesta di Industria 4.0 per cambiare dei macchinari e c'è il credito d'imposta, quel credito deve essere cedibile direttamente alla banca, perché sennò io per smaltirlo ci metto 10 anni sui contributi dei dipendenti e sulle tasse. Questo lavoro che stiamo facendo è un lavoro, però, guardate, l'ho visto in questi 3 anni e mezzo al governo da ministro, tu puoi stanziare da Roma più soldi per la sanità, più soldi per le scuole, più soldi per i disabili, più soldi per le strade, più soldi per le imprese, ma se a spenderli sono quelli che li sprecavano prima, l'unico risultato è che ne sprecheranno di più. Non vedo grandi differenze. Ora, qui non è in gioco solo sui fondi, sulle quantità di miliardi che stanno arrivando alle vostre città, non è in gioco soltanto il tema della credibilità dell'Italia. Perché ricordatevi che su 27 Stati membri dell'Unione Europea, tutti e 27 si sono indebitati per dare la maggior parte di questo debito all'Italia per 230 miliardi di euro, che ci rende il primo paese dell'Unione Europea per fondi del Recovery Fund. E insieme alla Spagna prendiamo il 50% di tutti i fondi, del totale. Quindi qui non c'è in gioco la credibilità dell'Italia, qui ci sono gli altri 26 o 25 paesi che vogliono sapere come spenderemo questi soldi e non ce li daranno se cominceremo a spenderli male. Ciò che voglio dirvi è che un sindaco può fare molto e può fare molto anche se si rapporta direttamente con le aziende, perché è inutile che ci diciamo che possiamo programmare la spesa pubblica da soli. La spesa pubblica si programma in base alle esigenze dei commercianti, in base alle esigenze degli artigiani, in base alle esigenze delle aziende, che sono quelle che insieme alla macchina pubblica creano lavoro. Se non ci coordiniamo con loro nella spesa di questi 230 miliardi, continueremo a dare fondi a pioggia inutili che finiranno in dei fondi che nessuno utilizzerà e poi a fine anno si dovranno spendere in fretta e furia, non per dei progetti, ma si creeranno i progetti per spenderli e non spenderemo i fondi per i progetti. Questa è una vecchia usanza italiana legata ai fondi europei, che se però questa volta falliamo, a dicembre ci fanno il primo check e l'Unione Europea vorrà sapere come abbiamo speso la prima tranche dei 25 miliardi e se non li avremo spesi bene, non ce ne daranno altri, non si arriva a 230. Questa è l'importanza di un sindaco a queste elezioni. Quindi quando andrete a votare tra qualche settimana per le elezioni comunali, quando sosterremo
il nostro candidato sindaco e le nostre liste, ricordatevi che state decidendo a chi mettere tra le mani circa 230 miliardi di euro, che non credo siano pochi e tra l'altro sono anche i vostri, perché noi siamo un contributore netto dell'Unione Europea come paese e abbiamo finanziato l'Unione Europea in tutti questi anni. L'ultima cosa, io sono molto incoraggiato non solo dall'idea che siamo insieme in questa coalizione con te, ma siamo insieme anche a delle forze civiche di questo territorio. Che vuol dire forze civiche? Che nascono intorno a dei progetti ben specifici, a volte delle periferie, a volte del centro, a volte di una categoria. E quando si aggregano intorno a un progetto politico, stanno mettendo un bollino di qualità sulle candidature, stanno costruendo insieme a noi un futuro per questa città. Noi ci crediamo con personalità competenti, con la voglia di fare, e sappiate che noi ci saremo sempre insieme a voi. E io come ministro degli esteri sono qui anche per dire che nessun sindaco ce la può fare da solo, nessuno, di qualsiasi colore politico. Quindi è chiaro ed evidente che se io e Gabriella siamo qui insieme al candidato sindaco, vuol dire che anche che nei prossimi mesi, quando e se deciderete di mandarci al governo di questa città, ci dovrà essere una filiera istituzionale dietro questa giunta comunale per provare a portare anche sul Mona le eccellenze che adesso non solo guarderò e conoscerò, ma proverò, assaggerò anche nel mondo. Pensate che quest'anno abbiamo già come Italia battuto il record di sempre di export di Made in Italy. 240 miliardi era il record nel 2019, prima della pandemia. Nei primi sei mesi siamo già a 250 miliardi. Vuol dire che le imprese italiane stanno andando all'estero, stanno vendendo il Made in Italy. Facciamo però in modo che anche regioni come questa possano essere centrali in questo protagonismo sull'export. Ora, regioni come la vostra, come la mia e tante altre, cubano in tutto solo il 10% di tutto l'export nazionale italiano. Noi abbiamo fatto un accordo anche col Ministero per il Sud e stiamo lavorando a fondi mirati per aiutare le imprese di questi territori a formarsi, ad avere le competenze per andare sui mercati esteri, e vogliamo farlo insieme ai comuni, insieme alle regioni, insieme alle province, alle città metropolitane, perché un sindaco conosce bene le esigenze dei propri territori. E non stiamo parlando solo di grandi aziende, l'Italia ha il 99% di imprese sotto i 15 dipendenti, quindi dobbiamo aiutare famiglie che hanno aziende ad andare sui mercati internazionali, e non è semplice. Servono manager dell'export, serve conoscenza delle lingue, serve che si possa lavorare in sistema con altre aziende. Io ci credo, i risultati stanno arrivando. 2021 è l'anno record dell'export del Made in Italy, grazie ad un patto che abbiamo fatto, il patto per l'export, firmato anche dai comuni e dalle regioni, che ci consente di usare i fondi per obiettivi ben specifici. Io vi auguro il meglio, vi ringrazio per essere venuti qui in un orario un po' proibitivo, ma devo andare in un altro luogo, e vi ringrazio sul serio per il lavoro che state facendo tutti quanti insieme, lo dico ai candidati e agli attivisti, nel sostegno a questa candidatura, perché è una grande opportunità per il mondo. Grazie a tutti. Andiamo a bere. Andiamo là.